Siamo qui a Geralario, nel distributore LNG del gruppo Maganetti, una costellazione di imprese legate al trasporto e alla logistica, accomunate da uno slogan: trasportiamo il vostro lavoro. Qui con noi l'amministratore delegato Matteo Lorenzo De Campo, che ovviamente ringraziamo e al quale voglio chiedere subito, nell'ambito della transizione energetica e della sostenibilità del trasporto, Maganetti quale strategie ha messo in campo e quale ruolo di Iveco nel vostro progetto? Negli ultimi 10 anni diversi trasportatori, per nobilitarsi, hanno scelto di chiamarsi logistici. Secondo noi la logistica è il servizio del trasporto e quindi abbiamo deciso di continuare a chiamarci trasportatori. È ovvio che un trasportatore ha come pilastro di materialità nel proprio business 3 cose, che sono chi guida il camion, quale camion e quale carburante viene utilizzato. Diventa quindi fondamentale nelle scelte strategiche della nostra azienda lavorare su questi 3 punti essenziali. Sul punto dell'autista, di chi guida, abbiamo creato un contratto di rete ampio che permette a tutti i nostri affiliati di avere delle condizioni all'avanguardia rispetto al mercato attuale. Sul punto di vista del veicolo e del carburante era indispensabile stringere una partnership con un grosso produttore che permettesse di accendere il motore della sostenibilità, e questo partner per noi è stato Iveco quando ha presentato i primi veicoli, allora a gas compresso e poi a gas liquefatto. Avete puntato sul trasporto sostenibile, ma quali sono gli obiettivi che vi siete posti e soprattutto lungo quale arco temporale? Ci siamo posti degli obiettivi molto molto alti. All'interno dell'azienda, scherzando, riprendiamo il leitmotiv del nostro cliente principale, quindi degli obiettivi altissimi, purissimi e levissimi. L'obiettivo è quello di arrivare a una flotta realmente a impatto zero nel corso dei prossimi 9 anni ormai. Questo è possibile analizzando in maniera concreta tutti i processi di sviluppo che ci sono attualmente e che stanno arrivando, ma in particolare l'impegno nel creare le condizioni affinché questi siano applicabili. Questo crea la differenza fra chi è all'avanguardia e riesce a costruire dei sistemi innovativi e chi semplicemente segue il mercato. Considerata la mission della vostra azienda, del vostro gruppo, quali sono le tecnologie implementate sui veicoli per migliorare le vostre scelte di business? Abbiamo implementato diverse tecnologie, dei tablet certificati automotive con un'applicazione proprietaria, degli scanner per i documenti in tempo reale, geolocalizzazione all'avanguardia, massima sicurezza per alcuni veicoli. Però quello che realmente crea la differenza è il motore centrale di condivisione di questi dati, che permette sia ai nostri clienti che ai nostri affiliati di avere tutti i dati in tempo reale e poter così fare delle analisi di massa molto 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 elaborate. La scelta del metano e adesso del biometano è stata determinata da considerazioni economiche, logistiche, di efficienza o di cos'altro? La scelta di sposare veicoli ad alimentazione alternativa, metano compresso, metano liquido, è stata fatta soppesando tutti i pilastri della sostenibilità, quindi quale impatto economico avrebbe avuto, quale impatto sociale avrebbe voluto, quale impatto ambientale avrebbe avuto e che difficoltà avrebbe creato lungo la filiera. La nostra analisi, fatta allora nel 2014-2015, ci aveva portato a credere che questo tipo di tecnologia era logisticamente applicabile con determinate condizioni, era economicamente sostenibile ed era ambientalmente vantaggiosa. Ed è il motivo per cui allora abbiamo iniziato con una piccola flotta, poi sempre sempre più grande, creando anche l'infrastruttura necessaria affinché questo funzionasse, quindi il distributore alle nostre spalle. Possiamo allora dire che il gruppo Maganetti ha indicato una via realmente percorribile per un trasporto sostenibile? Ma possiamo dire che Maganetti ha fatto di più, non ha solo indicato, ha proprio percorsa per prima una strada per dimostrare che la logistica industriale può essere realmente sostenibile. Come l'ha fatto? L'ha fatto con certificazioni all'avanguardia come il TCR, come la certificazione di Soslog Logistica Sostenibile, diventando la prima società benefit in Europa del proprio settore, diventando la prima società certificata B Corp del proprio settore. L'ambizione è quella di dimostrare che si può fare molto di più
Sì, investendo, ma senza spendere o costare di più. E secondo noi oggi stiamo dimostrando che questo è possibile. Grazie all'amministratore delegato del gruppo Maganetti, Matteo Lorenzo De Campo, e grazie, possiamo dirlo, alla sostenibilità che ci regalano gli Iveco LNG.